Che se non sbaglio attualmente in Minecraft, in questa mod, c'è... Oh, cavolo, ho fatto spaventare SCP-314! Ragazzi, mi è arrivato questo libro, guardate cosa c'è scritto! Prova a sfidare questo grattacielo enorme degli SCP! Vediamo cosa sai fare realmente! Fabio, ragazzi, guardate dove diamine... Ma ciao porcellino, che ti nascondi! Vuoi venire anche tu a sfidare gli SCP? Sei girato? Ci risponderà mai? Non credo proprio. Comunque, benvenuti in questo nuovo video. E come vedete, ragazzi, qua abbiamo un grattacielo enorme dove ci sarà dentro un sacco di SCP da sfidare. In questo momento, però, voi dovete lasciare un bel mi piace, un bel commento, ma soprattutto iscrivervi al mio canale col tastino rosso qua sotto. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, è importantissimo. Cioè, guardate qua il mio personaggino che vi sta appena dicendo, muovendo la testa, che dovete per forza iscrivervi al mio canale. Quindi iscrivetevi se siete nuovi, mi raccomando. Comunque, dobbiamo sfidare questo grattacielo enorme delle SCP. E da quanto vedo c'è la Red Pool, quindi tecnicamente gli SCP-354. Però io non so all'interno dei vari laboratori che troveremo quale SCP appunto potremmo sfidare. Quindi mano alla nostra chest. Oddio, abbiamo un sacco di oggetti. Ok, abbiamo la Omnicard, ottimo, così possiamo passare attraverso tutte quante le porte. Oggi abbiamo la Telekin Sword, però non quella rotta che serve per shottare tutti quanti i mob. Assolutamente no, abbiamo un piccone, quindi mi sa che sfideremo 173. Abbiamo poi un'armatura, che ovviamente è l'armatura della Telekill. Io me la metto su perché sono super mega quasi full diamond. Però l'armatura della Telekill è anche lei un SCP, perché ha fatto quei lingotti della Telekill, e quindi lei ci servirà appunto per sfidare gli SCP. E poi abbiamo del cibo, ok, quindi sarà molto difficile come sfida, e delle munizioni. Mi raccomando, ragazzi, siamo pronti a entrare? Io entro subitissimo. Questo laboratorio qui gigantesco, questo grattacielo laboratorio, è enorme. Ma ci dobbiamo fidare a entrare in questo grattacielo? Cielo. Vabbè, ragazzi, entriamo. Permesso. Oh, ragazzi, primo laboratorio SCP-173. Ok, va bene. Allora, tecnicamente, ciao SCP, dai, ci sto già guardando, su, girati. Allora, noi siamo tranquilli. Guardatelo che già ci sta puntando. Ma io non entro dalla porta, lui si aspetta che io entri dalla porta. E invece no, ciao SCP-173. Dai, su, fammi qualcosa. Oh, mi ha tolto metà vita, ragazzi, mi ha impazzito. Mi sa che sono potenziati questi SCP. Guardate, mi toglie metà vita. Ma, allora, scusate la mia ignoranza, ragazzi, però non mi ricordo che tolga così tanto a 173. Perché nel video delle prigioni, SCP-173 non è che ci tolga poi così tanto. Vabbè, comunque, già che ci siamo, facciamo fuori il primo SCP, dai. Era solo 173. Vediamo poi dopo cosa ci riserva. Sicuramente un 096 lo troviamo, Però voi mi raccomando, guardate tutto quanto il video e scrivetemi qual è il vostro SCP preferito all'interno di questo grattacielo. Mi raccomando. Vabbè, primo laboratorio è andato. Dai, possiamo mangiare e andarcene, passare realmente da questa porta. Il primo è andato, SCP-173 l'abbiamo sconfitto. Vediamo qual è il prossimo. Ok, ci sono delle scale dove poter salire, e credo che si debba fare del parkour, Esatto, quindi salire da questo lato. Abbiamo un altro laboratorio, un nuovo laboratorio degli SCP da sfidare. Allora, entriamo. È 280. Ok, vedo che tutto quanto è illuminato. Va bene. 280, quanto danno toglie? Perché se vi ricordate, quando l'abbiamo mostrato la prima volta in un mio video, non mi feci del danno. Quindi permesso, 280. Ciao! Come? Oh! Dove è andato, ragazzi? 280, ma che cattiveria! Ma dove sei nascosto? 280, ehi! Ma dove cavolo è andato, ragazzi? Ma è sparito! Ma ragazzi, mi ha mai dato un colpetto così e poi è sparito. Allora, volete vedere che poi compare così dal nulla? Io smonto tutto il grattacielo per cercare di capire dove diamine sia finito. Ehi, 280, io sto smontando tutta quanta la zona per cercare di capire dove cavolo è finito. Vabbè, ragazzi, a questo punto 280 non ci vuole bene. Ho buggato anche la porta. Vabbè, lasciatemi mi piace lo stesso, anche se ho buggato la porta. Vabbè, a questo punto 280 l'abbiamo passato in questo modo. Ma è così facile questo grattacielo? A meno che sia a livelli. Ci sono i livelli un po' più semplici o un po' più facili. Voi, mi raccomando, vi ricordo di commentare con il vostro SCP preferito di questo grattacielo. E io come ci salgo là sopra? Ah, mi sa che con i blocchi che ho raccolto prima, distruggendo tutto quanto i vari laboratori. Perfetto, allora saliamo. Dicevo, mi raccomando, ragazzi, voi commentate col vostro SCP preferito di questo video. Quindi guardatelo tutto, perché se commentate col numero di SCP preferito, metto il cuore a tutti quanti, ragazzi, mi raccomando. Però iscrivetevi al canale se ancora avete fatto quel tastino rosso. Comunque, ci siamo. Abbiamo il terzo laboratorio davanti a noi. Terzo laboratorio, vediamo, perché ho paura
che possa essere forse magari uno di quelli più difficili. Permesso. Mi sa che è il laboratorio Too Many Voice 939. Vi spiego, sentite qua, mi metto qua e sentite rumori di zombie, sentite anche ogni tanto rumori di witch, sentite rumori di mob che probabilmente in Minecraft voi non avete... Minecraft? Voi non avete mai visto! 939, vediamo se è veramente Too Many Voice. Ok, riproviamo a rientrare. Permesso. Qua cosa c'è? Un... sì, SCP-939. Qua abbiamo anche una card. Io me la raccolgo lo stesso. Questi blocchi qua li mettiamo via per essere sempre più tranquilli. Allora, io provo magari a aprire anche un solco col piccone qua dentro. Ok, c'è il doppio strato, è vero. Sono pericolosi. C'è il triplo strato, non me lo fanno vedere. Allora, permesso. Ehi, Too Many Voice, siete voi? Esatto, sono loro, ragazzi. Ho paura. Ho veramente paura in questo momento di entrare. Vediamo quale di voi è il più cattivo di tutti quanti questi, perché voglio sentire tutti quanti i vostri rumori. Vediamo che, quanto danno fanno. No, fanno veramente troppo danno. Ok, questo qui ha fatto danno strano di un dinosauro. Anche questo, anche quando prendono danno fanno veramente un rumore molto strano. Ciao, ehi, vediamo quante colpe di spada. Però 4 SCP così è troppo rischioso. Scappiamo, ragazzi, sono troppo forti. No, no, fanno troppo danno, ragazzi, stiamo rischiando veramente troppo. Mangiamo un pochino. Abbiamo anche una K, uccidiamoli con le armi. Ok, si stanno avvicinando altri due. Ma dove cavolo è la porta per salire dopo in un altro livello? Non la vedo, ragazzi. Allora, rompiamo magari questa barra qua, perché così posso colpirli meglio. Facciamo fuori anche questo, facciamo fuori anche quello. Però l'ultimo lo lasciamo in vita, perché voglio capire se fa un rumore strano, un rumore diverso rispetto agli altri, che ha sentito rumori di witch, di zombie. Vediamo questo che rumore fa. Oddio, ma è cattivissimo, ragazzi. Calmati, ti ho dato un colpo da K. Stai calmo, fammi sentire il tuo, la tua voce. È sempre, no, è sempre la voce di un dinosauro. Niente, non mi convince, ragazzi, facciamo fuori anche questo. Ma però, ragazzi, grattacielo, ce la stiamo gestendo bene, dai, ci stiamo salendo molto bene. Però non capisco da dove dobbiamo passare per salire in un altro livello. Non vedo altri passaggi, altri cartelli, siamo saliti di qua. Oh, qua! Qua non ci abbiamo fatto caso prima, ma c'era un solco. E devo salire qua in alto, ecco, con le scale. Perfetto. Allora, per ora questo grattacielo sembra molto accessibile. Ho paura della Red Pool finale là in alto, perché ho paura che ci sono troppi mob o troppi mostri. Però vediamo qua invece chi troviamo. Ok, ci danno un Hazard Suit, che è praticamente una tuta militare che noi ci mettiamo attorno e diventiamo un po' più protetti per le radiazioni. Quindi proviamo a entrare e vedere a sto punto chi abbiamo davanti. Ah, qua abbiamo una chest con dei blocchi, che sono dei blocchi di Floor A. Mai visti questi blocchi in Minecraft, ragazzi. Allora, con calma, in questo momento passiamo, ragazzi, perché mi sa che questo SCP qui non l'abbiamo mai analizzato assieme. Quindi, sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare le cose con molta calma. Cercare di capire... ah no, di qua, scusatemi il fail, era da questo lato. Di qua c'è una card reader per scappare, sì, perfetto. E questa porta qui, ragazzi, noi non l'abbiamo mai vista. Togliamoci le cose dall'inventario. Purtroppo non ho sulla tele kill chestplate, quindi avrò un po' meno di protezione. Ma sta porta qua si può aprire normalmente, sì. Ok, mi sa che questo qui è Red Ice, cioè un ghiaccio che poi dovrebbe riproporsi. Ah, ok, mi ha fatto anche del danno. Se togliamo quella trapdoor, questo tipo di ghiaccio, e noi proviamo a raccoglierlo, dovrebbe... non si può raccogliere, ok, però dovrebbe riprodursi e riempire tutta quanta la stanza di ghiaccio rosso. Se non sbaglio, ragazzi, mi raccomando, come sempre vi ricordo che se faccio un errore di scrivermi qua sotto nei commenti magari una spiegazione un po' più dettagliata. Queste leve qua attivano ovviamente le trapdoor, anche questa leva qua, anche questa leva qua. Purtroppo ho rotto questo ghiaccio. Però facciamo una cosa, andiamo a sconfiggere le SCP che ci sono qua sopra e poi torniamo qui per vedere se il ghiaccio magari è avanzato. Comunque credo che questi blocchi qui di Flora ci servono per passare nel lato opposto della porta, come ho visto là in fondo. Quindi facciamo un ponticello con molta calma. Speriamo che questo ghiaccio qui non prenda il possesso di questo mondo di Minecraft, perché sennò non possiamo più scappare, non possiamo più fare altri video. Comunque abbiamo un mini parkour con delle trapdoor, delle scale. Ok, è l'ultimo livello, la Red Pool. Va bene, lo accetto. Però non so quanti SCP possa trovare qua dentro, perché qua c'è 354, che è il famoso lago rosso che spona delle SCP veramente molto strani, tutti quanti modificati tra di loro. Però c'è da capire se ne ha spawnato solo uno, o ne ha spawnati due, o ne ha spawnati tutti quanti, cioè tutti quanti i 314. Che se non sbaglio attualmente in Minecraft, in questa mod, c'è... oh, cavolo, ho fatto spaventare SCP-314! Ma mi ha fatto l'assaltino così a caso! Vabbè, qua che c'è anche il dinosauro. Ragazzi...
La pensate come me? Secondo me ci sono tutti quanti 314 qua dentro. Allora, proviamo a vedere dall'alto. No, il tentacolo no, ragazzi. Sapete quanto a me piaccia l'SCP-314-14, se non sbaglio, quello con i tentacoli. Però è uno dei più forti SCP, secondo me, perché è veramente molto fastidioso. Allora, facciamo una cosa, facciamolo fuori da lontano e cerchiamo di capire quali SCP ci sono. Perché per ora mi sa che vedo tutti quanti, tranne quello con la sfera nera, che ti dà effetto di Wither, e anche quello tutto magrolino, lo scheletro. Allora, 314-14, però, ok, è morto. Allora, io scenderei a questo punto, proverei a sfidare tutti senza laser suit. Mettiamoci sulla nostra tele, che il chestplate, andiamo. Ciao, dinosauro enorme, non farmi del male. Io vorrei sconfiggere il grattacielo. Se muoio all'ultimo livello, ragazzi, è il colmo, perché per ora sono sopravvissuto a tutte quante le sfide. Quindi, da chi andiamo? Andiamo da... da quale? Non vedo quello con la tigre con l'ice. Ehi, pipistrellino, cosa vuoi farmi, eh? Vuoi per caso attaccarmi? Ragazzi, è impossibile attaccare, però. No, sto rischiando di morire. Sto rischiando di morire. Eccoli, sono entrambi, ragazzi. Urca. Abbiamo rischiato tantissimo. E mi sa che abbiamo gli ultimi due SCP. Il dinosauro verde, che sembra pacifico, cioè non mi vuole... sì, mi vuole attaccare, ma non mi fa neanche un po' di danno. Vabbè, facciamolo fuori. Però, ragazzi, non c'è 0,96 in questa grattacielo. A meno che ce l'abbia riservato come prossima sfida il nostro amico Fabio, che ci prepara le mappe. Non lo so. Però questa tigre qui è tenera, è coccolosa, non ci vuole far danno. Solo se la picchiamo, però. Mi sa che abbiamo finito le sfide, ragazzi. Questa non muore? Ehi, tigre! Non vuole morire! Ok, l'abbiamo sfidata, l'abbiamo uccisa, ragazzi. Abbiamo finito le sfide di oggi del grattacielo di SCP. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel piace, un bel commento. Se ancora non avete fatto, iscrivetevi al mio canale col tastino rosso qua sotto. Scegliete uno dei due video qua davanti per rimanere sul mio canale, che è importantissimo questa cosa. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Da Marco è tutto. Ciao!